considerata l'importanza dell'offerta che è stata formulata dalla Paris Saint-Germain, il Pescara ha fatto le proprie valutazioni, così come credo l'abbia fatto il giocatore insieme con il suo agente, che sa fare molto bene il proprio lavoro, e penso deciderà per la soluzione più allettante e più importante. D'altra parte, questo è il calcio globalizzato, il campionato francese sta diventando sempre più importante, sempre più interessante. Credo che questo possa essere un affare per tutti. È un peccato che un talento così puro del nostro calcio sia andato all'estero e le società italiane, quelle importanti, Juventus, Milan e le altre, non hanno puntato concretamente sul ragazzo? Ma lei ha già dato una risposta alla sua domanda. Sì, è un peccato, però il problema non è di più avanti nel Pescara. Se Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, per citare le società che nel corso del tempo si sono interessate a Berratti, hanno parlato, ma non hanno presentato proposte più interessanti e più allettanti di quella del Paris Saint-Germain. È giusto che Berratti venga al Paris Saint-Germain. Francamente non ci vedo niente di scandaloso, né tantomeno niente per il quale stracciarsi le vesti. Viviamo in una società calcistica che è caratterizzata dalla domanda e dall'offerta. Ci sono club come il Paris Saint-Germain che dispongono di mezzi finanziari limitati. Berratti, qualora l'operazione andasse in porto, si troverebbe benissimo con il Cagliari di Ancelotti, una squadra di uomini del Paris Saint-Germain che stanno costruendo perché sia competitiva non solo in Francia ma anche in Champions League. Quindi credo proprio che sia un'operazione che vada bene a tutti. Chi voleva Berratti in Italia doveva farsi avanti con il Pescara e sottoporre al Pescara proposte concrete. Ma guarda, è difficile individuarlo anche perché il talento di Berratti è unico, però sono sicuro che il Pescara, forte anche dei nuovi mezzi finanziari a sua disposizione, potrà trovare la soluzione alternativa più adeguata. Adesso una cosa alla volta, prima deve chiudere questa operazione e poi c'è tutto il tempo. Il mercato scade alle 19 del 31 agosto.